Fin dalla mascherina si può distinguere la cattivissima versione MG della Mercedes GLE. Le 15 lamelle verticali cromate contrastano con gli inserti orizzontali delle grintose prese d'aria. Muscolose anche le fiancate, come il paraurti posteriore. Ma è sotto il cofano l'essenza di quest'auto, un 6 cilindri turbo a benzina da 435 cavalli. Ai bassi regimi è supportato da un motore 48 volt da 22 cavalli, lo stesso che recupera energia in frenata, e da un compressore elettrico supplementare. Il risultato è uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 5,3 secondi, mentre la velocità massima è autolimitata a 250 all'ora. Sportivi gli interni con dettagli in carbonio nella plancia, volante squadrato in basso e pedaliere in alluminio. Oltre alle cuciture dei rivestimenti dei sedili, rigorosamente rosse. Raffinate le sospensioni pneumatiche con barre antirollio controllate elettronicamente e ammortizzatore a regolazione continua, per incollare al suolo questa SUV da oltre 2200 kg. Ma quest'auto non dimentica la sua vocazione all-terrain. Tra i 7 programmi di marcia, a fianco a quelli per la guida sportiva ci sono le funzioni trail e sand, per affrontare sentieri e fondi sabbiosi. Specifici per questa versione anche la trazione integrale 4MATIC Plus Performance MG e il cambio automatico a 9 rapporti. E attraverso i grandi cerchi da 20 a 22 pollici si intravedono i potenti freni con pinze rosse.